Sostituire oppure restaurare i banchi della chiesa parrocchiale. Se i banchi sono di pregio, risalgono al 700 o all'800, quando possibile sarebbe sempre meglio restaurare. La chiesa è più di un semplice edificio di culto, è un luogo di preghiera, di incontro, di storia. Ogni elemento che la compone contribuisce a creare un'atmosfera di sacralità e continuità con le generazioni passate. E i banchi antichi occupano un posto speciale, perché non sono semplici sedili, ma testimoni silenziosi di preghiere, celebrazioni e momenti di fede. Sostituire i vecchi banchi con modelli nuovi potrebbe sembrare una soluzione semplice e pratica, ma riflettiamo insieme su ciò che davvero si perderebbe con una scelta del genere. I vostri banchi antichi sono parte integrante della storia della vostra chiesa e della vostra comunità. Restaurandoli non solo preservate un pezzo di storia, ma continuate a trasmettere ai fedeli un senso di appartenenza e di continuità con il passato. Tra l'altro, l'artigianato e la qualità dei materiali con cui sono stati realizzati i banchi antichi sono spesso superiori a quelli che possiamo trovare oggi. Ogni incisione, ogni dettaglio riflette l'abilità e la devozione con cui gli artigiani del passato hanno lavorato per creare un luogo degno e dignitoso. Restaurare questi banchi significa onorare questo lavoro e mantenere viva la bellezza che è stata tramandata per generazioni. Inoltre, il restauro è una scelta rispettosa dell'ambiente, perché scegliere di restaurare piuttosto che sostituire riduce la domanda di nuove risorse naturali e limita l'impatto ambientale. In un mondo in cui la sostenibilità è sempre più importante, la vostra chiesa potrebbe essere un esempio virtuoso di come preservare e riservare ciò che già possediamo. Ma c'è di più. I banchi antichi non sono solo oggetti, sono portatori di memoria collettiva. Quanti battesimi, matrimoni, funerali hanno accolto? Quante generazioni di fedeli hanno pregato inginocchiati su questi banchi? Sostituirli significherebbe cancellare queste memorie e spezzare un legame emotivo che unisce il passato, presente e futuro. Considerate anche l'impatto che la sostituzione avrebbe sull'estetica della vostra chiesa. I banchi nuovi, per quanto ben fatti, rischiano di non armonizzarsi con l'architettura e gli arredi esistenti. Restaurare i banchi antichi, invece, manterrà l'armonia estetica e l'integrità artistica del vostro luogo di culto. Quindi vi invito a riflettere attentamente sulla bellezza, il valore storico e l'importanza spirituale dei banchi che avete nella vostra chiesa. Scegliere il restauro significa rispettare il passato, abbracciare il presente e prepararsi per il futuro, mantenendo intatto il legame profondo tra la vostra comunità e il luogo sacro che rappresentate. Ma vediamo nello specifico le ragioni per cui sostituire i banchi antichi di una chiesa con banchi nuovi anziché restaurarli potrebbe essere una scelta poco saggia. 1. Perdita di valore storico. Sostituire i banchi antichi comporta la perdita di elementi che hanno un significato storico, spesso insostituibile, legato alla storia della chiesa e della comunità. 2. Distruzione del patrimonio artistico. I banchi antichi sono spesso realizzati con un'artigianalità e una cura ai dettagli che non si trovano nei mobili moderni, il che rappresenta una perdita per il patrimonio artistico. 3. Incoerenza estetica. I banchi nuovi potrebbero non armonizzarsi con l'architettura e gli arredi esistenti della chiesa, creando un disallineamento estetico che può compromettere l'atmosfera sacra e storica dell'edificio. 4. Impatto ambientale negativo. La produzione di nuovi banchi richiede risorse naturali e energia, mentre i vecchi banchi, se non restaurati, possono finire in discarica, contribuendo a un maggiore impatto ambientale. 5. Diminuzione del valore spirituale. Gli oggetti antichi spesso hanno un significato spirituale profondo per i fedeli. Rimuoverli potrebbe essere concepito come una mancanza di rispetto per le tradizioni e la storia spirituale della comunità. 6. Perdita di autenticità. Una chiesa con arredi originali mantiene un senso di autenticità e continuità storica che può essere compromesso sostituendo i banchi con modelli nuovi. 7. Rischio di qualità inferiore. I nuovi banchi potrebbero non avere la stessa qualità e durabilità di quelli antichi, portando a una vita utile più breve e potenziali costi aggiuntivi in futuro. 8. Calo del prestigio. Una chiesa che preserva i propri arredi storici è spesso vista con maggior rispetto e considerazione. La sostituzione potrebbe diminuire il prestigio e la percezione di valore del luogo di culto. 9. Perdita di memoria collettiva. I banchi antichi possono portare con sé storie, ricordi e connessioni emotive che i membri della comunità hanno con la chiesa. Sostituirli significa cancellare una parte di questa memoria collettiva. 10.
spreco di risorse economiche. Se il restauro è possibile, la sostituzione con banchi nuovi potrebbe essere considerato un uso inefficiente delle risorse economiche della Chiesa, soprattutto se la qualità dei nuovi banchi fosse inferiore. Quindi, abbiamo visto che optare per la sostituzione può comportare la perdita di elementi che conferiscono unicità e significato alla Chiesa, danneggiando sia il patrimonio materiale che quello immateriale della comunità, mentre restaurare banchi antichi di una chiesa parrocchiale è un atto di rispetto verso la storia e la sacralità del luogo. Ma quali sono quindi i passi principali per la riparazione e il restauro conservativo dei banchi della vostra chiesa parrocchiale? Innanzitutto, prima di procedere, bisogna valutare il danno, esaminando accuratamente ogni banco per identificare i danni e garantire che il restauro sarà efficace e rispettoso dell'originale. Di seguito, il banco andrà sverniciato e carteggiato, rivelando la bellezza nascosta del legno e preparando la superficie per il restauro. Si eseguono poi riparazioni minori e conservative. Graffi e piccole imperfezioni possono essere trattati con tecniche specifiche per il legno antico, che rispettino l'integrità del materiale e mantengano intatto il valore storico del banco. Se il banco dovesse risultare tarlato, sarà necessario un trattamento specifico con un prodotto adatto che dovrà essere lasciato ad agire per alcuni giorni. Per danni più gravi come parti rotte o indebolite è possibile ricorrere a rinforzi discreti o sostituzione di parti non visibili, sempre mantenendo l'aspetto e la struttura originale. Questo tipo di intervento richiede un approccio delicato e professionale per evitare di alterare l'autenticità dei banchi. Dopo la riparazione, l'applicazione di un impregnante antimuffa, una vernice o un sigillante di qualità non solo proteggerà il legno, ma esalterà anche la bellezza naturale dei banchi, permettendogli di durare ancora a lungo. Optare per il restauro anziché la sostituzione non è solo una scelta pratica, ma un vero atto di amore verso la vostra chiesa e la sua storia. Conservando i banchi antichi, offre ai fedeli la possibilità di continuare a vivere la loro fede in un ambiente che rispetta e valorizza il passato, creando un legame profondo tra le generazioni. Ed è per questo motivo che è importante valutare già da subito le loro condizioni. Non permettere che i banchi usurati della tua chiesa compromettano l'esperienza spirituale della tua comunità. Restaurali e preserva un pezzo di storia. Valorizza il tuo spazio sacro e rendilo più curato e accogliente per tutti. Entrando in chiesa noterai subito la differenza, perché i banchi torneranno lucidi e accoglienti e io ti posso offrire un servizio rapido, efficiente e locale, con finiture così resistenti che faranno splendere i tuoi banchi per anni. E allora fai il primo passo verso una chiesa rinnovata e più vicina ai tuoi fedeli. Contattami oggi stesso e scopri come possiamo trasformarla insieme. Vedrai i tuoi banchi tornare a splendere, restituendo alla tua chiesa il suo fascino senza tempo. Non perdere questa occasione. Agisci ora.